Buon salve people, bentornati nel mio secondo canale, io sono sempre il vostro Runewalker di fiducia. Scusate se ho la voce bassa, ma visto che ho appena finito una 12 ore e una maratona di Starfield, ho pensato, visto che su Starfield non si può pescare, di venire a pescare qui. Siamo su Call of the Wild, The Angler, un nuovo titolo rilasciato sul Game Pass, titolo di pesca. Vediamo come si comporta fra le mani di uno che di pesca ne capisce poco o niente. Let's go! Ok, siamo in questo ridente laghetto. Cosa dobbiamo... Sophia Taylor from Taylor's Tackles here, and I hear you're in need of a little fishing refresher. Ma non c'è i sottotitoli, che non capisco una cippa di cosa sta dicendo questa... Ok, perfetto, ho attivato i sottotitoli perché non si capiva una miseria. Ok, muoviti i degetti, va bene, siamo sul molo qui. Devo equipare la mia canna da pesca. Ok. Premere RT e LT, questo indietro, poi avanti. E mollo. Ah, ok, perfetto, ok, con calma. Well, ok, con questo riavvolgo il mulinello, premi RB per farlo più veloce. Madonna, cosa sta sbattendo le uova questo? Ok, when the indicator say strike, press RT. Va bene, presserò RT appena esce scritto strike. No, ecco, adesso tiro. Tira. Ah, ok, col grilletto destro tiri sulla canna mentre la lenza è in tensione per stancare il pesce. Giusto. Abbiamo preso praticamente un portachiavi a formare i pesci. Punti 1. Vabbè, è già meglio di 0. Va bene. Lunghezza 8 cm. L'abbiamo rilasciato. Ecco, grazie. Un pesce da 8 cm. Davvero, non so. Una sardina praticamente. Ok. Dobbiamo andare lì, fra le frasche. Andiamo. Ovviamente sono su Serie X, eh. Tanti aprono. C'è stato uno sgarabuglio. Va bene. Qui c'è della vegetazione per terra. Ok. Oh, la miseria. Qua ci sono le aquile qui. Madonna. Located new outpost. Ok. Quanto parla Chewie questo? Molto americano. Vabbè, c'è anche la bandiera, giustamente. Come si chiama questo posto? Diamond Peak Outpost. Salutiamo la negoziante. Premi LB per aprire. Cosa mi ha dato? 20 minnow. Switchiamo. Cos'è questa? Ah, le uova, giusto. Minnow. Ecco. Ci saranno tipo 8000 nomi tecnici che voi direte: ah, ma il minnow, certo, è quello lì il minnow. Come fare un walker a non sapere cos'è un minnow? Il minnow. Andiamo a pescare col minnow, forza. Let's go to the minnow. Credo fosse un album dei Motorhead, forse. No, credo proprio di no. Ah, questo è il lago Orso. Fishing permitted. Meno male. No, noi dobbiamo andare al getti e gettiamo. Catch a fish. Posso andare in acqua io? We're here to fish, not be fish. Ah, ok. Ok, è un pescatore che non sa nuotare praticamente. Cosa potrà mai andare storto in un gioco di pesca dove il protagonista non può nuotare nell'acqua? Aleo. Ok, dobbiamo cacciare un fish. Meno male che nessuno mi ha detto bokeh. Piccolo aneddoto. Quando a Bergamo ti dicono bokeh, mentre stai pescando, porta sfiga. Eccola. Perché quando ti chiedono bokeh, sostanzialmente ti chiedono se i pesci abboccano. E è di cattivo auspicio, quindi non dite mai a nessuno bokeh. Potreste trovarmi una cazzuola in faccia. Eccoci. Oh, abbiamo preso un black crappie. Non so di che pesce si tratta, però abbiamo usato il minno. Il minno. Qui, occhio che quasi affoghiamo qui, attenzione. Mamma mia, neanche fosse entrato nella palude. Tensionamento del mulinello. Ah, ecco qua, in basso a sinistra. Con una lenza più una tensione maggiore si rischia anche di spaccare, giusto? Catch another fish. Cacciamo un altro fish. Comunque, a parte i volti, che erano abbastanza orripilanti, le mani, l'attrezzatura, comunque, molto curata. Anche la lenza che scorre attraverso gli anelli è molto, molto, molto carino. Poi non so, magari è la quintessenza del fishing game e io gli sto defecando sopra. Quella, ora, aspetta, no, scherzavo, qua bisogna... Vai, piano. Piano, qua bisogna farla stancare questa bellezza qui, eh. Occhio perché siamo piano. Wei. Qui dobbiamo farla stancare un po'. Vai che recuperiamo. Ok.
Bisogna un po' giocarsela coi grilletti. Ecco qua. Ok, ok, campione, vai, 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 vai. Occhio al momento topico. Occhio al momento topico. Lo batte fino alla fine, eh. Manca 5 metri. 4. Preso? Ciappato? Quella. Smallmouth Bass. Molto bene. Oh, bene, 472. Oh, che bel pesce. Bello, siamo stati bravi. Chi è il warden? Scusate. C'è un warden. Ok, andiamo a vedere. Qui c'è una carriola. Mi sento un po' a casa in questo momento. Oh. Well, I take it you got my message. Welcome to the reserve, Buckaroo. Beh, il lip sync è perfetto, direi. Andiamo qua, dice take a mission from the challenge board. Raccomandato per i principianti. Posto, perfetto, prendo questo. Ci siamo uniti alla sessione multiplayer. Di default ti connette in automatico a un server per unirti a persone in giro per il mondo. Oh, che bello, quindi si parla di pesca insieme. Che bello, potrò dirgli bokeh quindi. Bokeh? Ok, dobbiamo switchare sul Bloodworm. Ok, abbiamo preso Bloodworm. Catch a fish using Bloodworm. Va bene, ce la possiamo farcela, va. Ormai, queste cose ci fanno un baffo a noi. Attenzione. Ciapalo! Vai, 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 recupera, recupera che questo ci sta dentro. Vai, vai, recupera nastro. Comunque abbiamo pescato un altro green sunfish. Ok, abbiamo fatto? Siamo stati bravissimi, quindi. Ah, la challenge, adesso c'è la challenge, adesso c'è la challenge. 5 pesci? Va bene, pronti. Eccolo. Ciapalo! Questo è easy, questo. Molto, molto piccolo. 42 di score. Adesso sti 5 pesci li dobbiamo fare tutti e 5. Dai che è il pesce numero 2. Ting. Ciapalo. Ok, oh, è morbido, anche questo qui è piccino, è piccino. Yellow perch. Nuovo questo? Ok. Vai col pesce numero 2. Avanti col pesce numero 3, forza. Eccolo qua che è arrivato. Avanti tutta verso il pesce numero 4. Dobbiamo finirla questa challenge prima di andare a nanna. Giuro che comunque questa non è stata una scelta proprio saggia saggia. Dopo 12 ore di Starfield, farsi una bella mezz'ora di fishing, di quello proprio relax, davvero. Manca solo davvero la birretta qua parcheggiata, lo scaldino in tasca magari, quelle per scaldarsi le mani. Se anche tu conosci gli scaldini, dimmelo nei commenti, oppure dimmi nei commenti quanto sono ignorante di pesca, perché sicuramente dopo il minnow credo che di aver dato sfoggio della mia cultura ittica. Preso anche il quinto pesce, molto bene, andiamo a terminare questa challenge. Porca miseria. Sono sceso dal molo. Madonna, ma quanto è alta qui l'acqua? Cioè, occhio, sto entrando nell'acqua alta. Andiamo a consegnare alla challenge board il nostro risultato con questi 5 pesci pescati, dalle dimensioni assolutamente ridicole, ma comunque pescati con il sudore della fronte. Ecco fatto. Oh, molto bene, molto bene, molto bene. Benissimo, people, Call of the Wild The Angler, questo titolo di pesca molto particolare, molto rilassante, molto chilling. State attenti quando lo giocate se siete eccessivamente stanchi, perché effettivamente si rischia un po' di incedere, perché l'atmosfera è estremamente rilassante, non c'è una soundtrack molto suadente. Se avete avuto una giornata pesante al lavoro potrebbe rilassarvi, tipo crollo con il controller in mano, quindi se anche voi a volte siete crollati con il controller in mano scrivetemelo nei commenti. Comunque esperienza super rilassante che sono sicuro appagherà la voglia di pesca degli appassionati di questo sport. Detto questo ragazzi, ditemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, grazie per essere arrivati a fine del video, iscrizione, like e campanellina anche sul secondo canale per seguire tutti i miei contenuti, e non mi resta altro che augurarvi buon divertimento, guys, e alla prossima!